Io questo video non lo volevo fare. Partiamo da questo presupposto. Io questo video non lo volevo fare. L'ultima live reaction, ragazzi, è andata malissimo col gufaccio interista che ci ha gufato per 90 minuti e l'ha avuta praticamente vinta. Oggi contro la Fiorentina, ragazzi, sono spaventatissimo, a dire la verità. Sono veramente spaventato e siamo proprio sul punto di iniziare, quindi io metterei le cuffie. Comincia Giroud, dai. Proprio durante l'ingresso dei giocatori in campo ho cominciato la live. È l'ultima prima di questo mondiale che ho insultato tanto, ma alla fine, ragazzi, spero inizi prima possibile perché è un cardiopalma a tutte le partite. Nuovo gadget qua, bellissimo, mi è piaciuto troppo e me lo sono dovuto prendere. Un altro gadget invece che vi voglio mostrare oggi, ragazzi miei, è praticamente la mia merenda. È un Kinder Joy, che tra l'altro siamo a novembre, quindi è anche raro trovare uno di questi in giro. E quindi niente, me lo mangerò questi primi minuti di questa partita. Raga, ASMR, che non è la Roma. Comunque esso sia. Attenzione, Rafa! 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 Un minuto e mezzo! Rafa la sblocca! E dammi tempo di mangiare, no? Cioè, io me la stavo godendo lì tranquillo e mi fai gol, brutta testa di cazzo! Io volevo mangiare in santa pace! E invece facciamo il gol più veloce dall'inizio del campionato! Bene così, bene così! Rafa! Grande assist di Giroud! Oh! Giocatori fondamentali, giocatori forti che fanno la differenza. Avrà toccato tre palle la Fiorentina. Sul petto di Tatarusano, che forse neanche si è accorto della direzione dell'avversario. Quando Tatarusano pare non si accorge mai, tranquillo. Primo, cioè, vi immaginate? Mi scappava una pisciata. Una pisciata flash. E mi perdevo il gol. La Fiorentina che ha cambiato a limitarlo. Bisonè che resiste ad un doppio urto, triplo, quadruplo. Ah, che suono. Faccia a faccia. Oh, finalmente un giochino semplice da montare. Gli ultimi che ho trovato, ragazzi, non possibili. Da bellino, da bellino. Questo va nella collezione di statuine dei musicisti che c'è un salotto. 2 contro 2 sui centrali. La Fiorentina porta tanti uomini. Saponara. Saponara. Oh, con il destro a giro, palla alta. Pericoloso. Vabbè, fischi di San Siro per l'ex. Avrà toccato il campo 3 volte e mezzo. Gli avversari facessero gioco. Barak, bravo Tomori, come ti sei fatto saltare? Esattamente come nel derby, sinistro, palo della Fiorentina. Bravo Tomori, che fai? Stai uscito a centrocampo che non hanno un cazzo di senso. Perché non hanno un cazzo di senso. Ci hai preso un gol di merda nel derby e continui a farlo. Poi Barak ha fatto un controllo favoloso. Perché ha fatto un controllo favoloso Barak, però che cazzo. È arrivata una notifica, ragazzi, ho letto 1-1. Lì per lì mi ha preso un colpo, poi ho letto Genoa Como. Ma la Fiorentina, se continua così, lo fa. Ve lo dico già adesso, ragazzi. Ha già preso un palo con Biraghi. Non lo so. Mi puzza quanto. Ecco, l'avete visto Giroud? Se non avesse fatto il coglione a Cremona sarebbe finita diversamente. E io gli voglio bene a Origi, perché gli voglio un bene dell'anima. Ma Giroud, come direbbe Adani, è qualcosa di diverso. Amrabat, Cabral. Blocca. L'aveva fatto bello il pallonetto di testa, eh? Aia, Dodò. Dodò esce. Che peccato, però. Che peccato. Ciao. Che professionalità DAZN. Bordocampo Davide. Il silenzio. La professionalità di DAZN, ragazzi, è paragonabile all'eterosessualità di Malgioglio. Vanno di pari passo. Saponara. Zona Tomori. Tomori! Rafa dentro! Lucido! Ciao! Lasciala a Prendiaz, che mi serve il suo gol! Vabbè, era fuori gioco di Rafa, meno male. Va a pressare Terracciano. Ah, giusto, quello che ci regalò la partita l'anno scorso. Mamma mia, quanto cazzo piangete! Piangete, che più piangete, più noi ci seguiamo. Però attenzione, perché la Fiorentina, ragazzi, era sotto 3-1 con l'Inter. Una partita dove la Fiorentina non aveva veramente più arte né parte. È andata a recuperarla 3-3. E ha perso per proprio un episodio sfigatissimo.
Quindi attenzione prima di cantare qualsiasi tipo di vittoria. Cioè, vinci 1-0, dopo 20 minuti fai un fallo tattico. Dimmi, Brian Diaz, il senso di tutto ciò. Baracca è forte. Prima ha anticipato Mori. Adesso si prende il fallo. Vabbè, non è una novità del campionato, eh. Minuti. Oddio, non esce. Non è uscito, non è uscito, non è uscito il bastardo. Non è uscito! Smanaccia via. Non esce. Non sicurissimo. Palla fuori. Icone. Stringe, ma para Tatarugiano nello sviluppo. Mamma mia, si comincia col cardiopalma. A parte qua c'era un fallo di Milenkovic che grosso quanto un palazzo di 10 piani. Andiamo anche a bordo campo. Prima Icone. Icone. Chiude lo scambio con Venuti. Icone ancora la Icone. Oh, Barak, gol della Fiorentina. L'avevo detto, ragazzi, se la Fiorentina continua così lo fa. Non avevamo più fatto un tiro in porta dopo il gol, sti qua stavano attaccando e il gol è arrivato. Ma ragazzi, come lo so? Come lo so? La tocca show, mamma mia, Tatarusano. Mi passa sotto la pancia Tatarusano. Cioè, ho visto che era gol ancora prima che la palla entrasse in porta, incredibile. E adesso, ragazzi, la partita ricomincia da capo. Io veramente prego Maignan che torni, cioè, a gennaio. Io Tatarusano non lo voglio più vedere, ragazzi. Io non lo voglio più vedere perché non è possibile. Momento peggiore per prendere gol questo, ragazzi. Adesso la partita prenderà un altro binario assolutamente. Cioè, si era messa dopo due minuti in favola. Avevano fatto un casino di errori difensivi. E poi, e se non lo fai lo pigli. Lancio di Tonali di 60 metri, non c'è nessuno. Ringraziate Dio che c'è sto mondiale e che di giocatori nostri ce ne è andati pochi alla fine. Icone, Baracca e Saponara, ragazzi, oggi sono Salah, De Bruyne e il James Rodriguez ai tempi d'oro. Noi non ce la facciamo mai a fare un gol e prendere le distanze, non ce la facciamo mai. Fare una cosa come ha fatto il Torino contro di noi, due gol in un minuto e fine. Rafa, ma non andarti a prendere il fallo! Vai in porta! Mamma mia, fate iniziare sto mondiale. Fate il mondiale e poi fate l'europeo. Poi rifate un altro mondiale, per favore. Perché io ho bisogno di 3 mesi, 4 di ricovero dopo una cosa così. Il primo con la Fiorentina. E contro lo Spezia, e contro la Cremonese così. E contro il Torino. E contro l'Empoli così. E contro il Verona. Raga, aiutatemi. Rafa, Kalulu. Kalulu che vuole infilarsi. Biraghi lo ha capito. Ma c'è Giroud a metro! Io non ho parole. Arriviamo a certi punti che sembra che sbagliamo apposta. Proprio come contro la Cremonese. Sembra che non vogliamo fare gol apposta. Teo, dai via la palla! 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 Hai saltato l'uomo! Dai via la palla! E non al giocatore della Fiorentina! Che nervoso! Si sta nervosendo anche il pubblico, giustamente. Si sta nervosendo anche il pubblico. Sia quella a casa che allo stadio. Si stanno innervosendo. Brem Diaz, ragazzi, non ci sta capendo un cazzo sta partita. Leao buono. C'è Tonali. Gliela dai? Tonali! Tonali! Dove cazzo vai? Tira prima! Tira prima! Tira prima! Tira prima! A parte che quel coglione di Leao gliela data 10 anni dopo. Ma vabbè, ormai si sa. Ha fatto in entrambi Milenkovic. Lo salti! Tira! Tira! Non tiriamo! Non tiriamo mai! In 3 contro 2! Sandro, in 3 contro 2! Porca puttana, in 3 contro 2! Benna. Oh, così, 2 tocchi, Giroud. Brahim, 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 Brahim! Supera Terracciano e Venuti. Clamoroso salvataggio. Io non ci voglio credere. Quando vedo queste cose mi verrebbe veramente voglia di spegnere tutto e andarmene via. Cazzo ho fatto, Mori? Che cazzo fai? Ma io non lo so. Che cazzo?
cazzo vi siete bevuti prima di questa partita? Io non lo so. No, no, non fatemici pensare. Cosa cazzo vi siete bevuti? Che cazzo avete preso? Finisce qua. Mamma mia, mamma mia. Che ho proprio. Era partita tranquillamente. Gol dopo due minuti. E ovviamente noi dobbiamo sempre puntualmente prendere gol ogni partita. Pigliate milioni di milioni. Dovete giocare a pallone. Dovete giocare a pallone. Perché sennò il vostro stipendio ce lo dovete donare a noi per cure mediche. Da servire a... Regà, io ho alibito. Non giochiamo più a calcio. Antonino Hernandez, direzione il controllo, vuole scappare su Antonino. Giallo per Barak, e stai zitto. E stai zitto. Orienta bene. Bravo Brahim. Scappando a due avversari, Brahim Diaz. Che poi gli ha fatto un fallaccio, Kalulu. Non fare stronzate. L'ha messa dentro. Cosa ha preso Tatarusano? Tatarusano, sì. Terracciano. Giallo per Saponara, giusto. Cosa ha preso Terracciano? Palla stava entra lì. Mamma mia, già la seconda, Portiere Viola. La prima venuti, la seconda. Qua. Mi tocca anche saltare la cena per vedere sto scempio, vi rendete conto? Gran pallone, il solito taglio di Giro sul primo palo. Rafa Leao. A sinistra da Teo Hernandez. Che mette Teo. Vuole puntare la porta. Rafa, bello! Tira! No! Calcio d'angolo. Allora, questo inizio di secondo tempo non è male. Il problema è che c'è da fare gol. Perché c'è da fare gol? Ci sono volute 15 partite per far giocare Origi e Giroud insieme. Va bene. Origi, bella per Rafa. Rafa, Rafa. Rientra alla sua maniera. C'è Krunic, Rafa. Leao cerca spazio. Eccola la puttanata. Eccola. Era partito, ha voluto rientrare. Non l'ha passata a Krunic, l'ha passata a destra che era in corsa, gliela hanno portata via. Ecco le puttanate. Ecco le puttanate che poi le paghi e perdi le partite. Eccole le puttanate. Eccole qui. Applicato per Icone, diventa un assist, un passaggio per Cabral Mandragora. Cabral Mandragora, mamma mia. Dopo essersi liberato, mamma mia, Mandragora. Passavano Malapiali con la maglia del Belgio. Barak arriva di corsa. Barak, Icone, ecco il gol. Marcetto Mori che prende il pallone. Grande. Oh, una cosa fatta bene da Tomori. Possibile calcio di rigore. Ma va a cagare, vai. Non è rigore, dai. Corre anche Tonali in accompagnamento. Oh, Tonali. Verso Giroud. Le cazzate! Le cazzate! La furia di fare le cose! La furia di fare le cose! La furia! E comunque non era rigore, Blocco. Che si alza tutto insieme. Guida Cabral, la prima della di Vincenzo Italiano. Cioè, Barak, 1-2, Jovic. Jovic! Quasi autogol. Tra un po' otto gol di Kalulu, Tatarusano. Grande reattività. Tatarusano. Ho visto la palla andare in porta un'altra volta. Bravo, 1-2, Rafa Leao. Leao dentro, Giroud! No, ma che cazzo rovesci? Come contro lo Spezia. Che cazzo rovesci? Stoppala di petto e tira! Che cazzo la rovesci? Ma spiegami! Dopo la partita col Torino è una sofferenza assurda. Hanno tolto Saponara e Barak, hanno tolto quello che ha fatto gol e quello che sta giocando meglio insieme a Biraghi. Ragazzi, ragazzi, dai, fate lo sforzo. Difesa 5, che merda. Mamma mia, se vi facciamo gol, se vi facciamo gol con la difesa 5 mi seguo in diretta. Rafa, destro, colpisce Giroud. Serginho, bella. Rafa, in curva. Per il Milan. Come? Ma come fai da 6 metri a sparare la palla in curva, Rafa? Come fai? Spiegami come fai, Fra. Spiegamelo. Era per Origi, la toccata al 3. La toccata a Biraghi. Non ci voglio credere. Che gol che ha sbagliato. Che gol che ha sbagliato. Dobbiamo sbagliare 500 gol prima di farne uno. È la prima opportunità. Ecco la Fiorentina. Ecco la Fiorentina. Ecco il gol della Fiorentina. Meno male ha tirato la fuori area. Passala. Se la fa togliere Bennacer. E Franks a un metro. Se la fa togliere Pioli, toglilo. Toglilo dal campo. Mi ha rotto il cazzo. Mi ha rotto il cazzo Lea oggi. Mi ha rotto il cazzo. Mi ha rotto il cazzo. Mi ha rotto il cazzo. Mi ha rotto il cazzo Lea oggi, veramente. Mi ha spaccato la minchia. Primo. Mi ha fatto il gol dopo due minuti. Dopodiché il
peggiore in campo. Definitivamente il peggiore in campo. Si salva perché ha fatto gol. Buono Leao, dai. Leao ha guardato Righi. Leao temporeggia. E temporeggia ancora! E temporeggia ancora sto qua! Davanti. Non la passa mai! Non la passa mai! Non la passa! Non la passa! Non la passa mai! Col tacco 1-1, 86esimo! Col tacco a centrocampo! Col tacco a centrocampo, sto scemo! Mi hai spaccato in due coglioni dopo il gol! Cazzo! Amrabat, mamma mia che prateria! Qua prendiamo gol! Dentro c'è Kwame, anche Jovic. Gol di Kone, controllo Kone, sinistro, piazzato. Tomori sulla linea. Ha salvato Tomori cancellando. Va direttamente sul fondo. Contro i quattro attaccanti rossoneri. Franks al cross, primo palo. Franks al cross, bucano tutti. Autogol. Aspetta, no, io non esulto. Finché non battono il calcio d'inizio, non esulto. Non battono il calcio d'inizio. Intanto ce l'hanno annullato contro lo Spezia, ce l'hanno annullato contro la Cremonese. Qualcosa deve succedere per forza. A me non mi sembra ci sia fallo sul portiere, però. Raga, questa è una papera. Non può essere fallo. Questo è un episodio sul quale non ci troveremo. Andiamo! È buono! Ci avete provato a farcela anche stavolta! Ci avete provato a ladrarcela anche stavolta! No, però non possiamo vincere tutte le partite così, eh? Finisce qui. Ci vediamo nel 2023. Basta. Sampdoria, Empoli, Verona, Spezia, Fiorentina, tutte vinte così, ragazzi. Mi dovete dare 2 mesi di pausa perché così non si può. Ci si vede con la programmazione del canale. E torneremo a gennaio, tra l'altro, con la Roma e la Salernitana. Si ride.